Ciao, finita l'introduzione generale all'oggetto Grease Pencil, cominciamo a vedere questa particolare modalità di Blender, 2D Animation. Quando la scelgo, Blender si apre in una modalità speciale. Notare che potete utilizzarla sempre, in qualsiasi momento, quindi anche se vi ritrovate con Blender così, potete andare sotto New e scegliere 2D Animation e vi ritrovate in questa modalità. Vediamo un attimo cosa ha di particolare, perché anche se sembra molto diversa, in realtà è il solito Blender. Se premo il tasto centrale e mi sposto, per esempio, scopro che la scena è completamente vuota. Ho una telecamera che si trova in questa posizione. Andiamo a guardare. Abbiamo una telecamera, non c'è più un cubo di default, e c'è questo oggetto Stroke, che è un oggetto Grease Pencil, e noi ci troviamo già in modalità Draw all'interno di questo oggetto qui. Quindi se torno all'interno della telecamera adesso con questo tasto, oppure premendo 0 sul tastierino numerico, se comincio a disegnare, disegno immediatamente. Quindi questa modalità è pensata proprio per poter disegnare facilmente. Premo ora B e trascino un rettangolo e ho cancellato quello che c'è all'interno del rettangolo. Come mai lo sfondo è bianco? Perché qui nelle impostazioni del Word il colore è di colore bianco. Quindi se volessi cambiare il colore dello sfondo, devo semplicemente venire qui e cambiarlo. Ovviamente queste sono le impostazioni dello sfondo. Potrei tranquillamente usare lo Shader Editor se lo conoscete. Se zoomo indietro, scopro di vedere qual è il bordo della telecamera. Questa finestra che vedo, torno a muovere di nuovo col tasto centrale, non è nient'altro che l'inquadratura della telecamera. Quindi zoom è anche impostato, diciamo, per essere zoomato a pieno schermo, ma se voi zoomate indietro, oppure anche utilizzando eventualmente questo tasto, potete appunto ridurre la dimensione. Ovviamente, siccome questa è l'area della telecamera, a voi niente impedisce di disegnare anche fuori dall'area della telecamera, però quando premerete F12 per renderizzare, vedrete solo quello che sta all'interno dell'area della telecamera. Ecco qui, quindi se mi sposto nel mondo vedo che questo disegno è finito là sopra. Quindi l'altra caratteristica che noto qui è che mancano gli assi che normalmente in Blender ci sono disegnati sulla scena. Questi sono stati disattivati qui, Axis. Di solito in Blender ci ritroviamo con gli assi X e Y attivi. Se torno in questa modalità non li vedo semplicemente perché mi stanno esattamente di fronte. Quindi ora se ripristino il bianco abbassando la saturazione e rimettendo il valore a 1, torno qui e se ora faccio un rettangolo che corrisponde più o meno alla telecamera, possiamo vedere sulla scena che il disegno è stato effettuato al centro degli assi, appunto. Non li vedo, se li rimetto vedo che si tratta del centro degli assi. L'altra cosa che non vedo è il cursore, anche quello è attivabile da qui, 3D Cursor, e vedete lo hanno disattivato perché altrimenti me lo troverei al centro qui. Quindi questa modalità permette facilmente di ritrovarsi nella situazione di poter fare un disegno molto rapidamente, quindi entro dentro la telecamera e posso immediatamente disegnare qualcosa. Ho anche la timeline qua sotto, per cui ora di nuovo premo B per cancellare tutta questa parte. Avendo la timeline, prendo ora uno strumento diverso, semplicemente per poter essere più leggibile quello che disegno. Se io disegno qualcosa nel primo fotogramma e poi mi sposto, per esempio, al fotogramma 3, posso usare le frecce sinistra e destra per spostarmi velocemente nei fotogrammi. Posso disegnare fotogramma per fotogramma. Volendo, potrei anche scrivere qui il nome del fotogramma dove voglio spostarmi. Dopo il 3, magari voglio andare al 5, premo 5. Esposto. Vedete anche che rimane disegnato il precedente disegno in un colore un po' diverso. Se mi risposto al fotogramma 3, adesso posso vedere che ho sia il fotogramma prima che il fotogramma dopo. Quello prima è un po' verdino, quello dopo è un po' in blu. Se continuo in questo modo, posso molto semplicemente disegnare un'animazione. E vedete, adesso ho disegnato l'animazione e ho sempre l'indicazione di qual è il disegno prima e qual è il disegno dopo. Se vi dà fastidio, anche questa Onion Skin può essere disattivata. Vedremo comunque anche altre opzioni. Quindi se vi danno fastidio i disegni precedenti e successivi, basta disattivarli da qui. Quindi ora,
abbiamo 18 fotogrammi disegnati, se io limito sotto end a 20, vuol dire che l'animazione si ferma qui. Se faccio play, posso vedere l'animazione che ho disegnato, con la pausa posso fermarmi. Notate che è già premuto il tasto di registrazione, che è appunto fondamentale per poter disegnare sui fotogrammi, anche su quelli che non avevano ancora nessun disegno. Per disegnare quindi su un fotogramma, se volessi andare da 17 faccio 19, essendoci il tasto registra, posso facilmente disegnare quello che c'è sul fotogramma 19 e appare da solo un rettangolino. Mentre ora annullo con il Ctrl Z, se non avessi questo tasto di registrazione, di conseguenza quello che disegno finisce sul keyframe precedente, quindi non sul 19, ma sul 17, e infatti vedete che è rimasto, diciamo, qui sul 17. Quindi questa è la modalità più semplice con la quale iniziare. Grazie e alla prossima.